Buongiorno, buongiorno a tutti, comincia una nuova puntata di Due Chiacchiere in Cucina. Noi siamo prontissimi come sempre, dico noi perché oltre a me c'è lei signore e signori, Shay Morandi, ovvero Serena Codognola. Ma buongiorno a tutti e buongiorno Leo. Buongiorno, oggi in che personaggio lei si è impersonata? Non so. Ma in una signorina un po' bon ton. Così? Alla mia collega Claudia, voglio fare le scarpe, no scherzo. Ciao Claudia. Allora, cara Sere, oggi due ricette, una proprio casa tua, tu regina del risotto, ovviamente. Ah, pensavo fosse Maltina, Cemento e Mattoni, casa mia, ok. Allora, comunque, sì. Se volete seguire tutte le vicissitudini di casa Shay Morandi, andate in Instagram perché adesso ha dipinto i bagni, adesso non sappiamo cosa tu sia arrivata, però comunque, se la passione vostra è il bricolage, andate a controllare anche quella. Sei brava anche nel bricolage? Ti dirò, devo sistemare la camera armadio da sola. Devo fare tutto. Infatti, la cosa che dicono sempre tutti, siate almeno in due a montarla, invece in questo caso si arrangia da sola. Sì. Allora, invece, cosa in cui sei bravissima è cucinare da sola, e quindi cosa ci preparerai oggi? Allora, oggi preparo un risottino, come dicevi tu, aria e profumo di casa mia, però con un bel contrasto di colore, mantecato con un formaggio, la casatella, che gli darà una cremosità e una dolcezza infinita, a contrasto con un ingrediente che sono i lamponi. Ecco, questa cosa molto curiosa, tra l'altro ricordiamo, insomma, madrina del Teatro del Gusto, lo sei stata per almeno tre volte. Sì, 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 sì. Sempre sì, per l'Isola della Scala, insomma, Isola del Riso. E beh, voglio dire, è una bella coccarda da attaccare al petto. E invece poi faremo un'altra ricetta che è... Sono delle barrette energetiche fatte in casa, quindi una cosa che solitamente andiamo esclusivamente a comprare. Oggi ce la prepariamo. Ecco, quindi ricette molto curiose, rimanete con noi. Noi ovviamente vi lasciamo a pochissima pubblicità, ma sveleremo il tutto tra poco a Due Chiacchiere in Cucina. Eccoci qui per voi, per ovviamente descrivervi la prima ricetta e poi ovviamente per vedere come andremo a ultimarla. Ma prima di tutto ci serve la lista degli ingredienti, quindi andiamo a vedere cosa ci occorre per prepararla. Allora, risotto con casatella e salsa ai frutti rossi. Serviranno 320 g di riso, un bicchiere di vino bianco, 150 g di casatella, 2 litri di brodo caldo, 50 g di burro, mezzo porro, sale, pepe e olio. Per la salsa, che abbiamo detto ai lamponi, serviranno 250 g di lamponi, poi 100 g di zucchero di canna, 25 ml di aceto, è aceto balsamico, abbiamo scelto in questo caso, poi sale, pepe, quanto basta, insomma, per aggiustare di sapore. Questi sono gli ingredienti e adesso, cara Shay Morandi, tocca a te. Sembra una minaccia oggi. Non lo so, mi piace lanciarti la sfida, così il guanto di sfida. Ok, allora io parto ti rispondo con il porro, sgocciolato. Che bello, a voi la scelta delle armi. A delle armi, io scelgo il porro. Allora, Leo, ti faccio vedere oggi come si pulisce il porro. Ah, ok. Va bene? Allora, intanto la parte verde io la utilizzo. Come centrotavola. Sì. Allora, la utilizzo, io secondo me... che non si dice, lo potrai indovinare dove la butterò la parte nel verde. Brodo, perché tanto si sa che tutto va a finire nel brodo. Se qualcuno ci ha seguito ieri, ovviamente l'hai imparata questa cosa. Insomma, alla fine, Leo, cos'è? Com'è che si dice? Che tutto fa brodo? Tutto fa brodo, è vero. Boh, ecco qua. In realtà, quella lì è la parte più gustosa. Ma perché ridi? No, perché così mi piace. Okay. Cioè, questo brodo che alla fine allora, è profondissimo. Allora, vado. Sì, vai, scusami, è vero. Ah, con il bisturi?
ad incidere a metà il porro e lo sfoglio e lo pulisco sotto l'acqua sfogliandolo. Ah, quindi fino a metà? Sì. Perché ovviamente la terra, adesso la parte verde l'ho tolta, però se volessi proprio pulirlo bene anche con la parte verde, faccio proprio questa incisione e vado a pulirlo per bene tra le sue, tra i vari strati che ha. Infatti, prima ovviamente era stato lavato, non è che l'abbiamo buttato nel brodo così, nel senso ci sta solo mostrando. Sì, infatti mi ero assentata un attimo e l'ho lavato. Andiamo quindi a fare la base del riso, questo è piccolo soffritto con il porro. Quindi vado a scaldare la padella che ho preparato per il riso, una padella un po' più bassa e un po' più larga proprio per preparare il risotto. Allora, come potete vedere, ci sono varie scuole di pensiero, cioè ci sono alcuni che tostano il riso a secco, altre persone invece che fanno il soffritto. Sì, allora, oggi lo tosto con olio extravergine di oliva e porro. Perfetto. Normalmente lo faccio anche a secco, però siccome poi è un riso mantecato con il formaggio, guarda, questi non mi piacciono. Allora vado a tagliare il mio porro abbastanza finemente. Sì. Mi raccomando, signore e signori, preparatevi sempre il brodo prima, un po' salato, perché vi serve come aiuto in tutte le preparazioni. Allora io potrei dare anche un altro consiglio: se voi state cucinando per la famiglia, avete degli ospiti e tutto quanto, a un certo punto della cena di solito si fa un gioco, quindi il gioco potrebbe essere: cosa c'è dentro il brodo? Potrebbe essere un'idea, insomma, date dei fogliettini, una penna, e uno va a fleggare l'ingrediente che... Beh, potrebbe essere carino da fare al nostro sommelier, visto che loro riconoscono tutti i gusti e i sapori all'interno del vino, chiedergli che cosa c'è all'interno del brodo. Ecco, questa potrebbe essere una cosa, magari dopo ne parlerai tu con... Allora, adesso vado a fare proprio appassire leggermente il mio porro e mi devo aiutare con un pochino di acqua, che è l'acqua del brodo. Okay. Questa è proprio la prima parte della preparazione di un risotto, la tostatura. Quando appunto vado a tostare il chicco di riso, lo aiuto a chiudersi in se stesso perché non rilasci l'amido. Ok, perfetto. Okay, immediatamente, ma me lo rilasci durante la cottura. L'amido è quello che fa sì che si crei la crema. Il risotto poi mantiene la sua cottura, non va avanti se lo tosto bene, perché poi il risotto è poroso. Quindi rilasciando l'amido assorbe il condimento e potrebbe andare avanti di cottura e perdere quindi la sua... Quindi quello è importante proprio il mescolare la mantecatura alla fine. La tostatura è una delle parti un pochino più importanti per la preparazione di un riso. A me piace che il porro sia bello croccante, quindi lo voglio dargli proprio una botta di calore. E adesso lo vado poi a sfumare con il vino bianco. Perché io adesso voglio insaporire il porro senza mettere glutammato, eccetera. Okay. Voglio proprio lavorare sul porro che è la base. Perfetto, d'altra parte c'è il brodo, c'è il vino bianco e quindi voglio dire sarà ben insaporito. Allora vado, mi sfumo con il vino bianco e lascio completamente evaporare il vino bianco, quindi rialzo di nuovo la fiamma, faccio evaporare il vino bianco. Adesso... Veramente... Arripigliate, sì, cioè, come si dice. Sempre perché si parla con gli elettrodomestici qui a Due Chiacchiere in Cucina, perché vanno addomesticati anche loro. E successivamente arriverò poi a inserire il riso, quindi se devi fare il tuo classico discorsino fallo adesso. Va bene, grazie mille soprattutto per questa concessione, a parte il fatto che tu hai ancora in sospeso, cara Serena, sì, Codognola, un aneddoto che io poi vorrò sapere. Oddio, pensavo che te ne fossi dimenticata. No, io sono come gli elefanti, non solo come stazza ma anche come memoria. Allora, in tutto questo parliamo del lampone, che è questo ingrediente particolare che Serena ha inserito in questa ricetta, no? Questo contrasto tra la dolcezza della casatella e poi l'acido, l'asprigno dei lamponi. Parliamo dei lamponi perché ritornano le leggende sugli ingredienti qui a Due Chiacchiere in Cucina. Ringraziamo ovviamente gli autori e la produzione. In tutto questo, allora, il lampone nei tempi antichi era conosciuto col nome di Rubus
Ideus. Allora, Rubus per il colore rosso, ok? Mentre Ideus o Ideus praticamente ne indicherebbe il luogo d'origine. Praticamente il monte Ida a Creta, insomma, tra l'altro anche legato molto alla mitologia, secondo alcuni invece sarebbe stato nel monte, chiamato nello stesso modo Monte Ida, ma in Turchia. Quindi comunque è legato al nome del monte in cui si trovavano questi frutti. In più, dal punto di vista proprio della mitologia, si dice che Afrodite, la bellissima Afrodite, insomma dea della bellezza e dell'amore, raccogliesse i frutti del lampone per donarli ai suoi innumerevoli amanti e anche per regalarli ad Enea, ovviamente a suo figlio. In tutto questo però diciamo così che ci sono altre leggende che narra che la ninfa Ida, figlia di Minosse, re di Creta, trovando il piccolo Zeus in lacrime per alleviarne il pianto, colse questi frutti di lampone. Addirittura si dice che siano stati trovati dei semi di lampone a Stonehenge, il sito archeologico famosissimo in Scozia, in Inghilterra, perché è Alta Inghilterra. Quindi diffuso ovunque, ma comunque la mitologia parla ovviamente sempre del territorio vicino alla Grecia. Sono la tua dea greca che ti porta in dono i lamponi. Che tra l'altro simbolo di, come si dice, di cortesia. Sì. No, perché so che i frutti con tanti semi sono anche simbolo di fertilità. Fertilità, però essendo che è fatto come un cuore e quando lascia il succo è rosso e macchia anche, bene, cioè si paragona al cuore, quindi alla cortesia, alla gentilezza, alla bontà. Ok. Basta. Bravo. Vada. Allora andiamo a mettere tutti questi cuori rossi all'interno della pentola. Io vorrei ringraziare per aver avuto questo spazio, grazie mille. E per questo vorrei ringraziare Scemo Randi, che è sempre così generosa con me. Allora andiamo a mettere lo zucchero di canna e tu mi chiederai perché hai scelto lo zucchero di canna. Ma sai che avevo questo dubbio. Ma in realtà perché mi piace di più. No, sa di caramello. Io voglio dare un contrasto qui. Infatti adesso cosa vado a fare? Sì. Metto l'aceto balsamico. Quindi non vado a creare una salsa dolce come quando faccio la salsa ai frutti rossi, per esempio, per il tortino al cioccolato. Quello si chiama coulis, no? Di solito. Sì, no? Perché poi si va a passare con il colino. Quindi coulis per quello. Allora, poi credo. No, ci sono dei momenti in cui penso mi prenda in giro, ma non sono sicura. Vabbè. Allora, ho aggiunto anche un pochino di sale. Bene, fa piacere. Quindi, zucchero di canna. Si lascia tutto a sciogliere. Aceto guarda. Balsamico e sale con i lamponi. Adesso possiamo mettere il riso nella nostra pentola e andare a fare questa tostatura che non è a secco, contrario. Allora, come si fa a sapere, Leonardo? Sì? Le do il voto. Allora, come si fa a sapere quando il riso è ben tostato? Quando sa di riso. No, dicono che sprigiona profumi. No, cambia colore. Non puoi darmi la scelta. Bravissimo. Multipla. Ecco. A, risposta A. Scusa. Quando è nero. Risposta B, quando è traslucido. Risposta C, quando sa di porro. Cioè, quando si scurisce, quando è nero, no. No, quello l'ho già detto. B o C? C. Ma no, quando sa di... No, ma non mi ricordo qual era la C. B, suggerivano anche. Non vale, io no, io... Potete urlare allora, un po' più forte che non sento. Il risotto è tostato alla perfezione sì? quando il chicco diventa traslucido e rimane solo la parte centrale bianca. Ah, ok, c'è questo effetto un po' soirée, ecco, diciamo così. Un po' effetto pietra preziosa, diventa un po' come un opale, va bene? Un po' effetto vernissage, per riprendere un po' le nostre battute. Non c'entra niente. Ma Leo, volevi chiedermi qualcosa? Sì, volevo chiederti appunto di rivelare questo segreto. Bene, allora è ora di mettere il brodo all'interno del riso. Non sapevo niente, andiamo, non ce la faccio. A dare due belle mestolate abbondanti, sì? Ok? Non siate troppo violenti. Abbassate il fuoco, ecco qua forse i pezzettini non mi servono, quindi la natura deve far spazio al contrasto di colore, quindi vabbè, okay. Però se cade anche qualcosa, com'è? Anche se c'è qualche sì. residuo, insomma, non è mica un problema. Ecco, dipende dai vostri mariti quanto sono puntigliosi, perché poi magari avete date l'idea che preparate qualcosa con un contrasto di colore, poi vi arriva un... Allora,
una cosa indefinita. Okay. Allora, intanto comunque lasciamo sobbollire a fuoco lento e mescoliamo sempre nella stessa direzione e abbastanza frequentemente, e aggiungiamo il brodo finché sì. il riso non è cotto. Cosa vuol dire? Che mancano 3 minuti per la manticatura. Ok. Quindi se abbiamo difficoltà seguiamo un attimo i minuti che ci sono scritti nella confezione, possiamo Bravissimo. Fidarci sì. di quell'indicazione, sì, sì, sì. perfetto. Sì, sì. Allora, i lamponi. I lamponi, torniamo ai nostri lamponi. I lamponi sì. Contengono naturalmente dei semini. Eh sì, ma tu lo sai che ogni... Allora, si chiamano... lo chiamano frutto aggregato proprio perché ha un centinaio di drupe. Ogni gnocchetta si chiama drupe e ogni gnocchettino, ogni drupe ha il suo semino. Bene. E tu sai che questi semi hanno dei poteri. No, no, non lo so. Non so Magici. Se fai i decotti. No. Non so come focus, focus. No, in realtà, allora, noi stiamo facendo una salsa e la addensiamo. Nel momento in cui andiamo a frullare tutto sì? e poi lo passiamo, guardate, con il colino, sì? ok? Poi lo passeremo tutto con il colino, avrà una proprietà di addensarsi da solo alla pectina, quella famosa certo. che si mette nelle marmellate. E quindi otterremo una salsa che è abbastanza densa, proprio della consistenza che voglio io. Allora, qui noi, c'è sì. bisogno di tempo e quindi Quindi noi ti lasciamo avanti. Continuare la ricetta, nel frattempo noi andiamo a sentire i consigli per la corretta alimentazione e poi ritorniamo in cucina. Buongiorno dottoressa Buongiorno. De Boni, buongiorno Silvia. Allora, parliamo di un problema che molte persone hanno. Comunque, molto spesso ci si sente dire sei carente di ferro. Allora, prima di arrivare all'integratore, prima di arrivare al farmaco, ci sono dei metodi, degli alimenti che ci possono aiutare in questa carenza? Sì, sì, certo. Allora, intanto sono più carenti di ferro più le donne degli uomini, ok? Questo è abbastanza si vede benissimo in studio, soprattutto donne che hanno magari, che sono anemiche da sempre o che hanno delle mestruazioni troppo abbondanti, o ragazze in crescita che magari diventano anemiche, o le donne anche in gravidanza. Sì. E in certi casi, quando poi anche ci sono dei valori nelle analisi un po' troppo bassi, quindi di ferritina, che è il nostro deposito di ferro sotto il limite, lì serve un'integrazione. E di solito in accordo col medico si propongono appunto vari integratori di ferro, perché magari c'è chi tollera meglio un preparato, chi ne certo. tollera meglio un altro. L'alimentazione può aiutare. Allora, intanto io consiglio sempre di fare dei pasti dedicati al ferro, e quindi concentriamoci su quello di sì. cui ho bisogno. Quindi, oggi mi dedico a fare magari 4-5 pasti nella settimana fatti in un determinato modo, per garantirmi un migliore assorbimento. Questi pasti devono avere, allora, una fonte di ferro che può essere, che sarà sia ferro eme, quindi ferro proteina animale, certo. Sia ferro non eme, quindi proteina vegetale, sì. quindi ferro da spinacio, certo. ferro da foglie verdi. Ci devono essere tutte e due. Perché c'è un assorbimento migliore se ci sono entrambi i tipi di ferro. Poi una cosa importante è che ci sia una bella spruzzata di limone. Perché il limone ha la vitamina C e non solo è protettiva sul ferro e quindi sull'ossidazione del ferro, ma migliora l'assorbimento del ferro. Quindi che sia una spruzzata di limone semplicemente sulla carne oppure sull'acqua, oppure una spremuta di arancio oppure un kiwi, comunque devo mettere un po' di vitamina C. Poi è importante la cottura. Come ho già detto prima, la cottura
delle verdure deve preservare il colore verde e quindi non dobbiamo ritrovarci degli spinaci quasi scuri, troppo scuri, no? Quasi marroni. E poi soprattutto quella della carne. Io consiglio addirittura, purtroppo non è una, tante persone non amano le cotture al sangue, però ci deve essere la cottura al sangue, ecco, la cottura al sangue, perché se no il ferro si trasforma da ferro solubile a ferro insolubile e diventa, quindi non viene assimilato, lo perdi. E molto utile secondo me invece è fare il carpaccio oppure la tartare, magari messa con olio e limone 2 ore prima, in modo che il limone svolga la sua azione disinfettante e acidificante che ti cuoce un po' la carne, certo. E mangiarla così è digeribilissima e mantiene al meglio proprio la ricchezza di ferro della carne. Allora dedichiamoci a queste parentesi, sì, per il ferro, ottimali per il nostro organismo. Grazie dottoressa De Boni, torniamo in cucina e chissà cosa succede lì. La smetti di mangiare? Io capisco che una cuoca deve assaggiare, però ormai non c'è rimasto più niente. Cioè, se la cottura è giusta. Certo, è il nostro pranzo questo. Allora, stiamo per completare ovviamente mantechiamo. Mantechiamo con cosa? Mantechiamo! Con cosa allora, mantechiamo con il burro e la casatella. Ecco, dov'è il burro? La casatella. Lì c'è la casatella, dov'è il burro? No, il burro è qui. Ah, ok. È un segreto. Abbiamo guarda, ecco, c'è. Ecco, perché l'hai tenuto in freezer? Perché deve dare lo shock termico. Ah, okay. E quindi deve creare una bella crema. Ti ho fregato. Sì. La casatella, la apriamo, guarda che meraviglia. Bellissima. Andremo a dare burrosità e cremosità al nostro riso, quindi io ho spento il fuoco. Mi raccomando. Fondamentale quando si fa un'antecatura, insomma, lo sapete che è una delle regole base del risotto. Aggiungiamo la casatella. Quella che avanziamo non la buttiamo nel brodo per questa volta. No, quella la mangio io. Mettiamo il burro, scusate, un po' ghiacciato, e andiamo a mantecare sempre nella stessa direzione. Non abbiamo capito il perché di questa, però non vogliamo sapere in questo caso da dove arriva questa siama, ma la curiosità poi è ovviamente come useremo il nostro coulis di lamponi o comunque la salsa di lamponi che abbiamo preparato prima. Come avete visto è stata frullata proprio perché i semini dei lamponi vadano a sprigionare la pectina e quindi dare la possibilità di farlo. Allora noi ci siamo, adesso, veloci. Allora il segreto sarebbe lasciarlo riposare 2-3 minuti con il canevaccio sopra. Ah, questa è una cosa in più, bellissima. Io nel frattempo ti mostro la casatella, la rimettiamo qua. Sì. Che ho messo all'interno della sac à poche, scusate che pulisco, ecco qua, scusatemi, sai che io sono un po'... Sei precisissima. Senti, tu l'hai messa nella... come la userai adesso? Adesso andrò a impiattare il riso creando appunto questo contrasto con la salsa che ho fatto raffreddare. Ok. E quindi preparatela un po' prima del risotto in modo che avete il tempo di farla raffreddare. Questa cosa della copertura però non... sembra che tu stia facendo un qualcosa di segreto, però. Sì, sì, assolutamente. Adesso andiamo ad impiattare il nostro riso. Ok. Con la nostra casatella filante. Oh, che meraviglia. Questo è un momento sacro, diamo il silenzio proprio al momento del risotto. Ok. Lo allarghiamo. Senza farlo volare dall'altra parte della cucina, perché questa è una prerogativa quando si insegna ai bambini deve schiaffeggiato sotto e parte il piatto, perché... una cosa che succede spesso. Adesso attenzione, facciamo una prova a vedere quanta salsa esce. Ok, e andiamo a mettere la nostra salsa. E si può creare anche un decoro, insomma, un... ah, eccolo. La regola aurea, no? Che... bellissimo. Questo è il nostro risotto con la casatella e la salsa di frutti rossi. Adesso è il momento di bere il vino buono e il vino giusto in abbinamento. Quindi la parola agli sommelier di Ace Veneto.
Ed eccoci qui al momento dell'abbinamento vini con Lorena Ceolin, questa splendida sommelier che ritroviamo oggi. Grazie ciao. Serena, ciao. Ed eccoci con uno spumante metodo Charmat per l'abbinamento con il piatto che hai preparato oggi. Allora te lo dico però il piatto, perché certo. È un risotto mantecato alla casatella con una salsa di frutti rossi. A me era stato suggerito poco fa, ma quindi ero proprio puoi dirlo pronta. Che ieri sera siamo andate a cena e te l'ho confidato. Ottimo. Allora siamo rimasti con il vitigno passerina, avevamo bisogno di uno spumante perché quella tendenza dolce che poteva essere percepita assaggiando il tuo piatto doveva essere contrastata da un'acidità e in questo caso poi l'abbiamo anche amplificata con l'effervescenza, bollicina sottile che vediamo sulla superficie del calice e senza andarlo a roteare lo avviciniamo al naso per cogliere i profumi che ci regala. E sono sensazioni che ci riportano soprattutto a un tono floreale, fiori bianchi, un tocco di agrumi, di buccia di agrume, magari un cedro e poi appena una gelée di pesca bianca. Lo assaggiamo. E sentiamo questa bellissima acidità, questa bellissima freschezza. E al tempo stesso una piacevole avvolgenza gustativa. Metodo Charmat, quindi rifermentazione in autoclave, in questi grandi contenitori di acciaio. E poi per quanto riguarda la bottiglia, ricordiamoci sempre che quando ci troviamo di fronte a una bottiglia spumante, ha la caratteristica di essere concava all'interno perché deve sopportare la pressione che ha all'interno. Pensa che in una bottiglia di spumante si arriva anche a una sovrappressione di 6 atmosfere, quasi come quella che c'è nei pneumatici di una macchina. Ecco Lorena, noi ci siamo finalmente spiegati il motivo per il quale le bottiglie sono fatte così. Noi proseguiamo con il nostro brindisi alle bollicine, che è il mio vino preferito, amo la bollicina, e a voi lascio la pubblicità. A presto. Siamo pronti per prepararvi la seconda ricetta di oggi. Come dicevamo a inizio programma, si parla di barrette energetiche fatte in casa con le stesse proprietà energetiche, ma soprattutto fatte da voi e fatte buone buone. Andiamo a vedere quali sono gli ingredienti che ci occorrono per prepararla. Allora, 120 g di fiocchi d'avena, 60 g di farina di farro integrale, 40 g di arachidi, 50 g di mirtilli secchi o uva sultanina, dipende da quello che poi preferite, 40 g di mandorle, 30 g di semi di zucca decorticati, 30 g di semi di sesamo, 120 g di miele liquido, 2 cucchiai di sciroppo d'acero, mezzo cucchiaino di sale e 50 g di cioccolato fondente. Allora, non sono pochi, però... Però servono, perché comunque deve essere una barretta energizzante e quindi ogni ingrediente dà le proprie proprietà. Adesso ne scopriremo un po' di alcuni ingredienti, certo. Però per farvi capire che non sono state assemblate a caso. Ecco, c'è un senso se sono allora, usati se è una barretta energetica, deve dare energia, vitamine, essere funzionale nella mangevolezza, si può dire? Sì, quello ecco. Fa. Sì, e quindi... c'è proprio un mix di ingredienti che dà energia ma allo stesso tempo è un nutriente. Infatti, anche perché se molto spesso le barrette energetiche vengono consumate quando magari si è a dieta oppure si fa sport, quindi bisogna anche stare attenti a quali nutrienti si va a partiamo inserire nel corpo. Con il tostare la frutta essiccata, ok, quindi le mandorle, le nostre arachidi non salate. Quindi sai che le arachidi non è un non fa parte della frutta secca, ma è un legume in realtà. Sì, è vero. Quindi ha le proprietà dei legumi, quindi fibra e anche proteine. E poi andiamo ad aggiungere i nostri semi di zucca e semi di sesamo nero. E i semi di zucca, insomma, che come dice sempre mio suocero, mangiali che ti fanno bene alla prostata. Beh, insomma...
si vede che, voglio dire, ne ha trovato giovamento, ecco, negli lui anni. Sì, io non so perché, credo proprio quindi, di no. Quindi lasciamo tostare la nostra frutta secca, i nostri semi, lo sai, sì, quando sono pronto, la tostatura te l'ho spiegato un po' prima. Quando dà il profumo. Bravissimo, no, nel caso, dico bravo. No, perché ero ancora rimasto al risotto, che ho detto, stavo pensando diventano traslucidi, ma la vedo tu. Allora, adesso andiamo a sciogliere il nostro cioccolato fondente, che io ho già testato. Beh, un 99, cosa hai messo? È scurissimo. No, io sono un 81. No, non in quel senso, cioè la percentuale di cioccolato che c'è di non lo so, non la faccio io la spesa, comunque sarà un 99. Sì, sì, beh, un 85-99 perché è molto scuro. Ok, e quindi a bagnomaria. Sì, lo lasciamo sciogliere, quindi c'è l'acqua qua sotto. Guardate. Non c'è trucco, non c'è inganno. Sembra. C'è l'acqua qua sotto. Tra poco apparirà un coniglio dentro la. Abbassiamo pentolino un pochino perché non deve bollire. Lo sai, sì, che se va un goccio di acqua nel cioccolato che fonde, si raggruma tutto e si rovina tutto? No, attenzione, non lo sapevo. A te anche il bagnomaria, ai suoi inghippi, attenzione, attenzione. Non sapevo questa reazione chimica. Qua. Allora, prima di bruciare la frutta secca, ok? Adesso l'ho tostata per bene, okay, semi di sesamo, semi di lino, Serena non toccare la padella che è calda, sì, cioè, sai che parlo anche sì, con non me ti preoccupi, stessa. No, ma hai un sacco di interlocutori tutti tuoi, quindi. Allora, un mio amico dell'81, sì, mi ha detto che ha un nome questo fenomeno. Sì? Bipolarità. Bipolarismo, sì, bipolarismo, bene, quindi puoi aggiungere anche questo a tanti altri. Il mio amico fa l'infermiere. Ah, quindi ne sa e ti ha preso. Potrebbe. Non lo so, io gli ho detto che se ha qualcosa da portarmi dall'infermeria. Ma no, ma no, ma cosa dici? Non si può no, fare. Scherzo, non no, si può stare. Ecco. Allora, mentre c'è il momento Maracaibo in. Okay. Ok. Adesso, momento serietà. Sì. No, scherzo. Quando mai? E poi dopo ti lascio al tuo soliloquio. Sì, sì, perché volevo tra l'altro integrare con delle cose. Ok, allora. È molto semplice. Sì. Ok? Lo puoi fare anche tu. Grazie. Carino. Allora abbiamo l'avena e la andiamo a inserire nella ciotola. Ok. Guarda, l'ho presa trasparente così tu vedi che la metto veramente. Poi abbiamo la farina integrale con un pizzico di sale che ho già added, che okay, ho già aggiunto. Ok. Poi vado a mettere la mia uva passa, appassita, sì, perché siamo in Italia, quindi insomma ho detto, poi sai. Se no, in alternativa zone abbiamo detto i mirtilli secchi, se qualcuno. Essiccati, sì, ma li abbiamo, insomma, ho trovato questa, ho utilizzato questa, anche perché questa potrebbe essere una bella ricetta svuota dispensa. È vero. Ok, poi vado a mettere il miele. E liquido, vuol dire mille fiori, miele di acacia, quei mieli, sì, che non coaguglia. Sì, non andate a prendere il castagno, che magari è un po' più. Wow. E poi andiamo a mettere il nostro sciroppo d'acero. Bene, allora, tra le varie. I fiocchi d'avena, attenzione, si ottengono cuocendo a vapore i chicchi d'avena e appiattendoli con dei rulli. Ok, questo è insomma, il vapore ammorbidisce il chicco, aumenta la conservabilità del prodotto e favorisce lo sviluppo dell'aroma caratteristico appunto dell'avena. Allora, per capire come si chiama, perché uno dice uso l'avena, uso i fiocchi comunque d'avena. Comunque, allora, noi parlavamo, allora, a livello, e allora il miele è un esempio di un antibiotico naturale. Certo. E lo sciroppo d'acero è un elemento importante nella dieta, soprattutto per chi fa la dieta o chi si deve sostenere, sai, anche chi fa il digiuno intermittente, eccetera. Sì. Ha il potere di non alzare il picco glicemico perché, come il miele, è uno zucchero che viene assimilato dal nostro corpo senza alzare il picco glicemico. E appunto, non è come uno zucchero. Immaginate chi è affetto da diabete di tipo 2 è veramente un toccasana, comunque un'alternativa a un dolcificante. È energizzante perché diluito in una borraccia d'acqua, bevendolo tutto il giorno ti dà proprio energia, quindi proprio ti rinvigorisce, oltre a essere un antiossidante a farti digerire e contiene anche un sacco di vitamine e è diuretico. Bene, allora se qualcuno ha da aggiungere qualche altra caratteristica ci scriva pure. Allora, adesso giochiamo a che carte. Busta vuoi, che carta vuoi. Allora, io ho preparato per farle un po' creative, sì, le mie barrette. Un po' per riqualificare quelle barrette, non so. Allora, ti ricordi quelle barrette buonissime
con il cioccolato sotto, le prime barrette di mais, sì, di riso, sì. Ecco, erano la mia merenda quando ero a dieta. Davvero? Sempre. Ti mancano tanto? No. No, ma Sera, allora, non ti preoccupare, ritorneranno, dai, ritorneranno. E ecco, allora, siccome insomma ho fatto una vita di stenti. Ma cosa c'entra così? Dobbiamo... Voglio nobilitare nuovamente, sì, questa forma. Sì. E fare le barrette quelle buone alla Chamorandi. Quindi le fai rotonde. Allora, ho bagnato la carta forno così aderisce bene. Ho preriscaldato il forno a 190 gradi, 180, okay, 190. Dipende sempre dalla potenza del vostro forno. Allora, tu andrai ovviamente a inserire tutto il preparato all'interno dei... Sì. Io volevo aggiungere una cosa rispetto al discorso che facevamo prima sul sciroppo d'acero e ritornare all'avena, perché l'avena è considerato il cereale più ricco di proprietà tra i vari cereali. Anche dopo la lavorazione, sia il germe che la crusca, okay, che sono le due parti dell'avena, restano inalterate, quindi tutte le loro proprietà nutrizionali, comunque tutti i nutrienti, rimangono inalterati e quindi puri. La cosa fondamentale è che contiene carboidrati, sì, ma a lenta digestione, quindi praticamente fonte di energia per un lungo periodo e anche in questo caso, come si diceva prima, per lo sciroppo d'acero, non causa picchi di insulina, che è una cosa fondamentale. Quindi se uno deve avere l'energia per poi, di solito si usano per uno spuntino queste barrette, si dà la possibilità al corpo di avere energia per più ore, insomma fino magari a una cena o anche per un esercizio fisico in palestra. Ecco, infatti queste barrette io le ho preparate per uno dei nostri colleghi che sta dietro alle telecamere, che fa CrossFit ed è... si tiene in forma così, io l'ho riconosciuto, okay, subito, certo, quindi sono per te. Ecco, la regia, Andrea Barbato sarà felice di questo pensiero. Ecco, avete visto che ho bagnato il cucchiaio, sì, perché sì, altrimenti poi facciamo un danno. Schiacciamo per bene, cioè in realtà non riusciamo a schiacciarle bene, schiacciamo per bene le nostre barrette, andiamo a pulire il nostro piano di lavoro con della carta assorbente. Quindi perché noi dobbiamo essere puliti e ordinati. Hai riempito lo stampo fino in fondo, tanto non devono crescere, non devono fare niente. Cioè no, assolutamente, si devono... e soprassediamo su questa affermazione. Vabbè, volevo dare completezza in tutto, okay, questo. Non sono i bignè. Non sei, Leonardo, grazie, non posso vantarmi. Andiamo a mettere nel forno preriscaldato a 180 gradi, sì, ventilato, statico, misto. Come preferite. Non a vapore, ecco. Ecco. Inseriamo le barrette e le lasciamo per 20 minuti. Ah, perfetto. Così, poi le togliamo molto dal frigo. Ah, quindi ce l'hai già pronte, non vale. Poi ce le togliamo già dal frigo. Ok. E ce le abbiamo già pronte. Ma che belle. Eccole qua. Le nostre barrette, ma non è finita qui. Senti una cosa, quanto le tieni in frigo? Cioè, vanno raffreddate proprio del tutto? Sì, perché io ti ho detto che voglio nobilitare quelle famose barrette innominabili, ingustabili, immangiabili. Una punizione divina per noi poveri adolescenti. Stavate a dieta, ok, a dieta. Però... No, l'altra punizione era vai a raccogliere le foglie in giardino. Okay. Ognuno c'ha la sua, dipende se vive in campagna oppure in città. Allora adesso noi andremo a completarle tra poco con quello che è il cioccolato che tu stai fondendo a bagnomaria. Guarda, eccole qua. Guarda, ti faccio vedere subito questo passaggio, poi andiamo dove vuoi. E andiamo, sì, ad immergere nel cioccolato la nostra barretta, ok? Che poi va lasciata riposare di nuovo in frigo. Il cioccolato si solidifica e abbiamo una parte di cereali e una parte con il cioccolato. Sai che pensavo glielo mettessi sopra, un po' così a livello cestino. Andiamo a pucciare. Che poi è la cosa più buona. Che meraviglia, noi continuiamo a pucciare le nostre basi di cereali e per fare le barrette. E nel frattempo ci fermiamo per pochissimo tempo, ritorniamo tra poco e vi mostriamo l'effetto finito. Abbiamo fatto raffreddare le nostre barrette, in realtà sono più delle ruote, delle crostatine, non so come chiamarle, perché mi piace. Ecco, potremmo chiamarle gallette
energetiche. No, sono per oppure rondelle energetiche, perché effettivamente poi uno usa lo stampo che ha a disposizione. Queste sono molto carine, tra l'altro messe così sembra veramente un pacchetto di gallette di riso, sì, ma molto più allora buone. Diciamo che la forma rotonda è sempre quella che invoglia di più a mangiare, ma voi le potete fare tranquillamente come da ricetta vi verrà, vi trasmetterò, insomma, schiacciate in una pentola e poi le tagliate come le barrette classiche. Infatti la cosa molto interessante è la capacità di utilizzare l'avena, che di solito si utilizza veramente pochissimo, perché solo il 10% viene utilizzata per consumo umano, sì, diciamo così, sì. Il resto viene dato ai cavalli, non la vogliamo togliere ai cavalli che l'adorano, però comunque sappiate che nel vocabolario di lingua inglese Samuel Johnson nel fine della metà del 700 scriveva sotto avena un cereale che in Inghilterra viene generalmente dato ai cavalli, ma che in Scozia sembra sfamare le persone. È sempre lì la lotta tra Inghilterra e Scozia. Diciamo sì. Adesso, cara Sere, sì, è il momento di sentire il parere dei nostri sommelier di Ice Veneto per quanto riguarda l'abbinamento col vino. Ciao Lorena, ben ritrovata. Adesso io ti voglio sfidare con un abbinamento. Ho preparato delle barrette energetiche con un velo di cioccolata fondente. Sono proprio curiosa di capire il tuo abbinamento. Fantastico. Beh, intanto è semplice, perché capiremo che l'abbinamento con qualcosa di dolce richiede sempre un vino dolce, quindi abbinamento per concordanza. Barrette energetiche, e devo portarti anch'io un vino energetico, sì, perché sennò che sfida è? E quindi già dal colore è splendente, l'energia del sole, quest'ambra è bellissima e splendente, che anche scorre con una certa adesione al calice, ma vediamo che cosa ci regala a livello olfattivo. Le sensazioni sono molto importanti, quindi tutto quello che riguarda frutta candita, fichi secchi, uva passa, e anche queste sensazioni di frutta secca che hai impiegato tu nella creazione di Brava, queste barrette energetiche. Volevo dirti questo. Lo assaggiamo? Volentieri. E la conferma di quella tradizione che è il ricciotto di Soave, e che consiste nel porre in apparsimento i grappoli di Garganega. Molto spesso vengono anche appesi, e quindi il cambiamento del colore degli acini, la loro particolare concentrazione, dove alle volte si ricerca anche l'attacco della botrite, che è una particolare muffa che poi sì, regala magari a livello olfattivo delle sensazioni di speziatura che possono ricordare lo zafferano, diventa particolarmente intrigante. Stiamo parlando di un vino prodotto nel nostro territorio, prodotto qui in Veneto, quindi un vino che troviamo all'interno della nostra guida vini. Si scrive Vinetia, si pronuncia Vinezia, e ti consiglio di consultarla. Guarda, lo farò molto volentieri, anche perché siamo a casa mia, nella terra del Soave, e io adesso ritorno da Leo a dirgli quanto era buono l'abbinamento vini di Lorena. Grazie. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata di Due Chiacchiere in Cucina, ma la cosa che è molto curiosa, mi interessa sempre, perché tu dici che dietro ogni ricetta c'è un aneddoto, soprattutto per una personal chef come te, ma dietro queste barrette, o comunque queste rondelle di energizzanti, cosa c'è? Cioè, allora, queste le ho preparate per un picnic di ragazze che sono andate appunto a fare un picnic per un addio al nubilato, e volevano tutti stuzzichini insieme a una bella buona bottiglia di vino, quindi le ho preparate, incartate nella carta forno con lo spago, quello d'arrosti, gli ho preparato tutte delle borsine di carta col mio timbro, perché sono fatta fare un timbro, e sono andate a fare il picnic con la mia bag, la Scemorandi bag.
Gaga, che sarà un gadget meraviglioso se lo richiederete alla nostra mail duechiacchiere@telepadova.tv. Come vedete, insomma, i racconti, le storie della nostra Scemorandi continueranno, anche perché abbiamo in sospeso un racconto effettivo, cioè se mai hai fatto un danno andando a cucinare nelle case. Allora, io persone. Vi do un indizio, ha a che fare con il fuoco, ma non ve lo dico neanche oggi. Ok, la prossima puntata speriamo sia risolutiva per quanto riguarda questa curiosità. Grazie Serena Codognola, vero Scemorandi, come grazie. Sempre un grande abbraccio, un grande bacio anche a distanza. Noi vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata, mi raccomando seguiteci, canali YouTube, c'è Instagram, c'è Facebook, ma soprattutto vi ripeto ancora la mail, se volete scriverci per qualsiasi motivo, 2 al numero chiacchiere@telepadova.tv. Noi abbiamo concluso, cara Serena, è il momento di salutare, ciao a tutti alla prossima puntata. Thank you.